Il Manfredonia nell'anticipo del sabato batte 3-1 il Grottaglie, una gara che non era partita nel migliore dei modi. Infatti gli uomini di Lopolito sotto di una rete appena dopo 3 minuti di gioco. Il vantaggio siglato da D'Ambrosio, servito da Margarito, che è protagonista a suo favore di un errore difensivo dei Sipontini con la palla che entra in rete. Al 14° Fania cade a terra in piena area di rigore. Per l'arbitro, il signor Gonzales di Foggia, non c'è nulla di irregolare. 20° Fania per Trotta, tiro finito fuori di poco. 32° Trotta gira rete, il portiere ospite Costantino mette in angolo dal corner, Terrone solo in aria, non dà la giusta forza alla palla che termina tra le braccia di Costantino. Al 36° è Fania a cercare la via del gol, ma è il portiere ospite ad opporsi ancora una volta al suo tiro. 44° arriva il pareggio dei biancocelesti e Ciccerelli a servire il capitano Trotta che in diagonale supera Costantino e sigla l'1-1. Al 5° del secondo tempo Fania serve a Terrone un'ottima palla che però perde l'attimo giusto per battere a rete. 7° minuto, angolo per il Manfredonia. In aria il più lesto di tutti è Telera che sigla il 2-1. 14° il Grottaglie si fa pericoloso con Margarito, il suo tiro termina fuori di poco. 16° minuto, aumenta il vantaggio per i biancocelesti. Telera serve un'ottima palla a Terrone che in piena area di tacco realizza il 3-1. Fino a fine gara non succede più nulla, con questa vittoria il Manfredonia sale a quota 61 in classifica. Nelle altre gare poi disputate domenica 23 febbraio, lo United Dry ha battuto 6-1 il Ginosa, mentre il Vigor Bitritto ha battuto 7-2 lo Sporting Apricena. Ora in classifica è sempre lo Sly a comandare con 65 punti, segue il Manfredonia a 61, il Vigor Bitritto terza forza del campionato è a 57 punti.